Vedete tutti correttamente? Sì. Allora, beh, non riesco a evidenziarla, comunque dove sta il cursore? Amarav Shmuel Barnachmania Barrabbi Yotam. Lo vedete qua? C'è un giallino qua. Ok. Amar Rabbi Shmuel, Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Shlosha Shalush e Loke Ogen. No, questi tre personaggi hanno chiesto in maniera non corretta, le Shnaim Ishivu Ke Ogen, a due di loro è stato corrisposto correttamente, a uno di loro non è stato corrisposto correttamente. Cioè, Shosha Shalusha Okaon, El Shnaim, Shivu Keog, Le Khadi Shivu Keog, Ve Eluen, e questi tre personaggi sono Eliezer Eved Avram, Eliezer schiavo di Avram, Ve Shaul Ben Kish, Re Shaul, Ve Iftach Agiladi, Iftach di Gilad. E adesso spiego perché. Eliezer Eved Avram, il figlio Eliezer, lo schiavo di Avram, di Chtiv, poiché è scritto: Ayame Arasher Omer Ale Elea Hattina Kadech. E quando troverò la ragazza a cui dirò: porgimi la tua brocca, e poi il versetto continua: e poi darò da bere a te anche ai tuoi cammelli. Vegomer, la richiesta, e questa sarà la moglie che sto cercando per il figlio del mio padrone. Yahol afilu chigeret afilu suma. Poteva essere zoppa o poteva essere, cioè questa richiesta formulata in questa maniera, poteva essere anche la ragazza che avrebbe trovato, poteva essere anche zoppa o afilu suma, e anche cieca. E shivo che ogen. Però gli è stato corrisposto correttamente, gli è andata bene, Vizdamna lo Rifka, perché gli si è presentata davanti Rifka. Secondo caso, Shaul ben Kish, Dichtiv, Aya Isha Sheli, Yakenu, Yasherenu, Amelech, Ochel Gadol, Vet Bitoi Ten Lo. E nel caso invece Shaul ben Kish, che stava se non sbaglio, l'episodio di Goliath, che si è presentato a Goliath, e allora cercavano un guerriero che potesse opporsi a Goliath, e allora lui dice: Vaya Isha Sharia Keno, e se l'uomo che colpirà, che vincerà Goliath, Yasherenu Amelech, il re lo farà diventare ricco, Osher Gadol, gli darà una grande ricchezza, Vebitoi Tenlo, e gli darà anche la figlia. Questa era la richiesta. Yahol afilu eved afilu mamzer. Ma questa richiesta, formulata così come la troviamo, a questo punto anche uno schiavo avrebbe potuto battere Goliath, e anche un mamzer. A questo punto avrebbe dovuto forse dare sua figlia e sposa uno schiavo oppure un mamzer, e shivu keogen. Invece gli è stato corrisposto correttamente, in maniera favorevole, venisdamen lo davi, perché gli si è presentato, gli è capitato Davide, che ha fatto tutte queste cose. Iftach Agiladi, terzo personaggio, Diftiv, Aya, Yotzea, Sheyatza, Midalte, Beiti, Vegomer, e la prima, la richiesta che fa questo Gilad, la richiesta, il desiderio di questo Gilad, che dice che Non è il desiderio, è il voto che fa il voto. un voto che chiunque esca da porta di casa La per prima portare che esce a porta di casa lo sacrificherò. Yahol afilu davartame. Sarebbe fatto in questa maniera anche un animale impuro sarebbe potuto uscire dalle porte di casa. E shivo che lo gaone. E infatti gli viene corrisposto in maniera sfavorevole, perché gli capita Esdamna lo bitò, e gli capita invece sua figlia da sacrificare. E hanno de Camar Leone, questo la
A questo punto sta cosa è talmente enorme che evidentemente la Gemara dice: Veaino de camarle una ville Israel azori en Megillah imbero fe ain sham e un balsamo, come ha detto il profeta di Israele, credo sia una citazione, azeri en, non c'è un balsamo in Gilad, in Rofe ain sham, non c'è nemmeno un dottore, c'è qualcuno che possa curare questa follia. Come? Qual è la cura? Qual è la cura? Non ho capito, scusa. Qual è la? Qual è la cura? La cura qualcuno gli avrebbe dovuto dire che non si sacrificano le persone. Anche la cura poteva essere in realtà l'annullamento del voto. Ci sono dei sistemi di annullamento di voto. Questo è il Rofè che doveva, il medico che doveva trovare come si annulla un voto. Si annulla trovando un petach, trovando un'apertura che mi permette di annullarlo. C'è una cosa a cui non avevo pensato, per esempio, quando ho fatto il voto. Questo lo fanno in genere, fanno un bedino, un hacham, eccetera, eccetera. Non c'è un hacham, non c'è un hacham che poteva annullare il voto. E continua poi la Gemara, continuando con un altro, vabbè, con lo stesso argomento, però con altri esempi, e cita un versetto, che vede anche scritto, Asher lo zibiti, ve lo dibatti, ve lo alta all'ibi. E letteralmente, è Kadosh Baruch Hu che parla, Asher lo zibiti, che io non ho comandato, che io non ho mai detto, che non mi è mai nemmeno venuto in mente. E sta parlando in questo caso del sacrificio umano. Ze, a che cosa riferiscono queste tre espressioni? Io non ho mai pensato a una cosa del genere, non ho detto, non ho pensato, eccetera, eccetera. Zlotzi viti, non ho mai comandato, è il figlio di Misha Melech Moab. Elenco, impostazioni audio, Ok. il volume di musica, invio, sblocco sim, punto, selezionata, area PIN, casella di modifica, punto, 3, punto, punto, invio. Ok. Prima espressione, lo zibite non comandato, è il figlio di Misha, re di Moab, che anche lui era stato sacrificato, che il padre ha deciso di sacrificare nonostante fosse il figlio primo Giove. Kached beno abechor sheim loch tachtav, vayale eula, e prese il suo figlio primogenito, che avrebbe dovuto regnare dopo di lui, vai a Leola e lo sacrificò e lo mise, insomma, sollevò in sacrificio. Ve lo dibarti e non ho nemmeno mai detto questa cosa dei sacrifici umani. Ze iftach, e questo l'abbiamo già spiegato, ve lo al talibi e non mi è nemmeno venuto in mente. Invece questa terza espressione di Akadosh Baruch Hu si riferisce a Yitzhak, che era stato Ben Avram, e la storia del sacrificio che secondo questa Gemara non c'era ovviamente nessuna intenzione che venisse veramente sacrificato, gli aveva detto solamente di farlo salire, ma non di ucciderlo. Amar Rabbi Berachia Af Knesset Israel. Adesso porto un'altra serie di richieste, di voti scorretti, però stavolta non di singoli, ma di Knesset Israel, cioè dell'intero popolo ebraico. Amar Rabbi Berachia Af Knesset Israel Shavashelo Keor, che sono state fatte da parte del popolo ebraico tre richieste o tre voti scorretti, HaKadosh Baruch Hu e Shiva Keor. E in quei tre casi, però, HaKadosh Baruch Hu li ha corrisposti positivamente. Shene Mar, Venede Ani de Fa. Nirdefa le date Tashem che shachar nachon mozzao veyavo che geshem lano. E questa richiesta è questa qua, come è detto, non so da dove, non mi ricordo la fonte. Venedeani Nirdefa la date Tashem e conosceremo, rincorreremo per conoscere a Kadosh Baruch Hu che shachar nachon, chiaro come
il mattino, Mutaò, Veiavò, e si presenterà a noi la conoscenza di Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, come pioggia che cresce blanco. A questo punto, Kadosh Baruch Hu, di fronte a questa richiesta di conoscere così da vicino Kadosh Baruch, di conoscere da così bene da parte del popolo ebraico, Amar la Kadosh Baruch Hu, Biti, figlia mia, Acioele davashe paamim mitbakesh, paamim eno mitbakesh. Tu stai chiedendo, hai chiesto la pioggia, ha citato la pioggia, questo è un argomento che conosciamo bene, figlia mia, tu stai richiedendo una cosa che a volte è preferibile e a volte non è preferibile, perché la pioggia può essere anche diluvio molto forte, una pioggia che distrugge. Aval ani e yelach, Non però solo la io. pioggia che distrugge, può essere una pioggia in tempi sbagliati, o comunque Ah, in una tempi pioggia. sbagliati anche, sì, sono probabilmente non solo di quantità. Aval ani e yelach, io sarò per te. È Kadosh Baruch Hu che parla al popolo ebraico, davara mitbakesh, sarà una cosa positiva per Leolam, per sempre, come detto, e yeh ketal le Israel. Io sarò come rugiata per il popolo ebraico. E qua la citazione della rugiada, perché avevo visto la rugiada c'è sempre, e che quindi la presenza di Dio, la vicinanza di Dio è costante. C'è sia d'estate che d'inverno. Veocha la shelo che Ogen, anche aveva fatto un'altra richiesta, un altro voto, non in maniera scorretta. Amra le fanav, ha detto davanti a lui: riconosce Olam, padrone del mondo, simeni che chotam alibech, ponimi, mettimi come un marchio sul cuore, che chotam al zeroach, zeroecha, come un timbro, come Sigillo. un marchio sul braccio. Qual era il problema di queste due parole? Amarla Kadosh Baruch Hu, tu a cioè da vace pami minirebbe panime non dire. Tu stai chiedendo una cosa, cioè che io sia sul tuo braccio, sia sul cuore. Stai chiedendo una cosa che riguarda due posti possono essere anche coperti dai vestiti. A cioè le davace pami minirave, pami menori, cioè, stai chiedendo una cosa che a volte si vede, a volte non si vede. Quando abbiamo i vestiti, anche se abbiamo il sigillo di Akadosh Baruch Hu sul braccio, è nascosto. Avalanie selach davace nirale olam. Però io farò per te qualcosa che è sempre visibile. Cenemar en al kappaim hakotech, che sarò inciso sulle palme delle mani. E qua non vi ho trovato nessuna spiegazione di questa cosa strana. Le mani ovviamente sono sempre visibili, non sono mai coperte. Ok, adesso ritorniamo. Ci siete qua? Siamo alla. Non riesco a sottolineare qua. Ritorniamo Parte alla nostra. l'ultima riga. Parte Come? l'ultima riga. Parte Non ho capito, scusa. Terz'ultima riga. l'ultima riga. Sì, esatto. Terz'ultima riga. En Shoalim et Akshamim. Non si chiedono, non si fa la richiesta della pioggia se non, credo, se non vicina a quando piove Ok, effettivamente. quindi adesso torniamo alle questioni arachiche, insomma. Ok, le nostre questioni. Grazie. Stavrua, a questo punto possiamo pensare che ritenevano che Shelah Ascarà Chada Milta I, che la richiesta e il ricordo della pioggia, che sono due cose differenti. La richiesta è Tentalumatar in mezzo alla Midah, mentre invece il ricordo è nella seconda Berakha della Midah. Mashivaru come integration. Ascarà Chada Milta I è una No, sola no, parola. sì, la richiesta si tentava questa. Ok, che sia una cosa sola, perché qui parla di Sheila, di Geshamim, però sembra che intenda Ascarà. Sì, Ok. è una sola parola, una sola espressione. No, che è la stessa cosa, in È realtà la stessa cosa. usano la stessa espressione, lo stesso modo di dire sia per la richiesta che per Ascarà. Scusa, Milta in aramaico è Milà, giusto? Milton, sì, anche cosa. Cosa? Davar, giusto?
Meantena a Marabà, da dove lo impariamo questo coso? No, Mantanà, non da dove No. parliamo. Chi è il Tanà che ha detto Ah, questo? ok. Chi è il Tanà che ha detto questa cosa qua? Questa scelava scaracca la Miltai, giusto? No, chi ha detto che Encho Ali metta che Shamim e la Samuhla che Shamim, che Ah, non si chiede la pioggia se non vicino alla pioggia. Chi già. è che l'ha detta sta roba? Amar Rava, l'ipotesi di Rava è Rabbi Yoshua ide Amar Mishata Nachato, perché era Rabbi Yoshua che aveva detto che si ricorda la pioggia, si comincia a ricordare la pioggia da quando si poggia il lulav, Mishata Nachato. Quando si poggia il lulav, cioè quando non c'è più bisogno, e che quindi per l'ultimo giorno su Sukkot, quello che noi chiamiamo Shemini Atzeret, Abaye Afilu Tema Rabbi Eliezer, ce l'ha l'Ehud e Chadar l'Ehud. E Amarlo Abaye, gli risponde Abaye. Siamo Come? sì, va bene. Ok. Afilu tema, anche se dici, funziona anche con Rabbi Eliezer, ce l'ha l'Ehud, Gaskara Lo l'Ehud. diceva Gabriele. È quello che ha detto adesso, no? Che cosa? No, No. cosa diceva Rabbi Allora, mai diciamo era Yoshua, perché dice che la pioggia si comincia a ricordare da Shemini Atzeret. quello siamo d'accordo, perché Shemini Atzeret comincia a piovere. E quindi la Sheminazzara, secondo quest'idea, si può ricordare la pioggia, si può anche chiedere subito dopo. Quindi Rabbi Yoshua. Dice Rabbi, no, puoi dire anche che è Rabbi Eliezer. Perché quando è che diceva che bisognava ricordare la pioggia? Non mi ricordo. La prima Mishnah, all'inizio proprio. Senza che andiamo indietro. Dal primo giorno Dal primo giorno di di Sukkot. Sukkot. Sì. E quindi allora, vi ricordate qual era l'obiezione a Rabbi Eliezer? L'obiezione a Rabbi Eliezer è: ma come? Noi ricordiamo la pioggia a Sukkot, non vogliamo la pioggia a Sukkot, se manca la Labachag, è un segno. Ok, quindi dicendo ce l'ha. Se diciamo che Shelah e Ascarà è la stessa cosa, c'è un'obiezione a Rabbi Eliezer, quindi non possiamo dire che. Allora, ricordiamo cosa diciamo qui. Noi diciamo che ricordiamo la pioggia vicino alla pioggia. Allora, prima ipotesi è Shelah e Ascarà Hadamiltai, che Shelah e Ascarà, la richiesta della pioggia e il ricordo della pioggia è la stessa cosa. E quindi diciamo Rabbi Yoshua. Perché? Perché dopo Shemini Atzeret, quando va bene anche avere la pioggia. Invece Abaye dice: no, posso dire benissimo che è Rabbi Eliezer, perché posso dire che c'è la Lachud e Ascarà Lachud, che la richiesta della pioggia è una cosa, e quella la chiediamo dopo. Però Ascarà, il ricordo della pioggia, lo chiediamo subito, già il primo giorno di Sukkot. Quindi divide fra Shelah e Ascarà, quindi respinge l'idea che sono la stessa cosa. Ultime parole di questa pagina. Icca de Amre, e c'è anche chi dice, chi dà una diversa versione di questa interpretazione, cioè attribuisce a persona differente, e c'è chi invece chi dice, potresti dire Rabbi Yoshua. Allora, sì, attenzione, attenzione. Qui è adesso una seconda versione di questa discussione fra Baierava. Prima abbiamo detto che si parte dalla premessa che Shelah e Ascarà sono la stessa cosa. Okay? Adesso non si parte più da questa premessa, non, Shelah e Ascarà sono due cose diverse, però di nuovo diciamo Rabbi Yoshua. Ma Ravà, a questo punto non è più Abaye che risponde a... Ravà, a Filu Tema, Rabbi Eliezer, Shelah Lehud, Ve'Ascarà Lehud. Mentre prima era Abaye, adesso era Ravà. Si sono invertite le parti, non ho capito. Va Ok. bene. Riprendiamo la nostra Mishnah.
Rabbi, siamo alla terza riga della pagina 4B. Rabbi Uda Omer, a Over Nifneate va, eccetera, eccetera. Rabbi Uda aveva detto, se non sbaglio, chi fa da Chazan l'ultimo giorno di Sukkot, il primo Chazan non la ricorda e il secondo Chazan, quello di Musaf, la ricorda. Giusto? La stessa cosa a Pesach, A Pesach, al contrario. chi fa da Chazan il primo giorno di Pesach, il primo La ricorda il continua a Geshamim, ricordare. e il secondo non ricorda più il Geshamim, comincia a dire Moridatà. Ok. Urmina, a questo punto si porta una contraddizione con qualcosa che ha detto Rabbi Yuda da qualche altra parte. Urminu, Admatai Shoalim et Hagshamim, fino a quando si chiedono le piogge, Rabbi Yuda Omer, Ace Avora Pesach, fino a che si finisca, passi tutto Pesach. Rabbi Meir Omer, Qui è Ace in contraddizione con Rabbi con la Yehuda che storia del primo dice, giorno di Pesach. il primo giorno di Pesach, invece qui Rabbi Yehuda dice fino a che non passi tutto Pesach. Rabbi Meir invece dice, secondo opinione espressa quando si finisce di ricordare la pioggia, cioè, no, di richiedere la pioggia, Rabbi Meir invece dice, Omer ace avor Nissan, fino a tutto Nissan, fino a che passi tutto Nissan. Amar Avchisda Lakasha, no, questa contraddizione è solo apparente, non è difficile. Kan Lishol, Kan Leaskir. Dice, in un caso si parla di richiesta e nel secondo caso si parla di ricordo. Ok, vediamo un momento di precisare. Che cosa direbbe la Biodà secondo questa interpretazione? Che da una parte, quando è che cominciamo, che smettiamo di dire Mashiva Roh Morida Geshem, smettiamo di dire Mashiva Roh Morida Geshem da primo giorno di Pesach a Musaf. Però, per quanto riguarda il richiedere la pioggia, questo lo smettiamo di richiedere la pioggia dalla fine di Pesach. Io Quindi smettiamo di ricordare la pioggia dal primo giorno di Pesach, smettiamo di chiedere la pioggia dalla fine di Pesach. Rav, Sì. ma quando dunque qui ci sono due momenti, uno è la Mishnah, l'altro è la Gemara. La Gemara sembra voler ricostruire il modo che il ragionamento che è stato seguito ai tempi della Mishnah, se non capisco male. Ma invece la Mishnah si riferisce a una ricostruzione anch'essa di un, perché ormai l'uso è quello di dirlo, che ne so, come lo facciamo oggi, oppure stavano proprio indecisi ancora, cioè, ma alcuni No, facevano in un ci sono modo, opinioni diverse. Ci sono opinioni diverse. ma l'uso era già Ce ne sono anche consolidato, altre. Ce ne sono anche oppure altre nella Mishnah. Ci quindi durante sono opinioni diverse. Qui abbiamo davanti opinioni diverse. che si riferiscono a qualcosa che non è ancora deciso definitivamente ai tempi della Mishnah. Probabilmente no, probabilmente ancora non è deciso. Qui Ok. ancora probabilmente non è deciso. Però qui siamo davanti a opinioni diverse, ne vedremo anche altre di opinioni. Cioè, anche qui vediamo l'opinione di Rabbi Meir è che passi tutto Nisan prima di smettere di chiedere la pioggia. Però Quindi è fatto sta nettamente che diverso. viene data un'importanza qui in questo caso, ma mi sembra un po' in tutto il Talmud enorme al percorso che viene fatto per arrivare a una certa decisione, perché magari la decisione c'è già, ma è fondamentale riuscire a capire tutti i punti di vista, quali sono stati e come si è ragionato. Questo sicuramente, però non è detto che la decisione ci sia già in questo momento. Ok. Può anche darsi che la decisione non ci sia, può darsi che ci sia stato un tempo in cui si faceva secondo opinioni diverse, c'è stato forse anche un tempo in cui l'alahà non era così chiara. Questo succede in alcuni casi, però Certo. certamente il Talmud discute di tutte le opinioni,
Talmud discute anche delle opinioni che non sono state accettate come halakha, anzi, a volte il Talmud dedica più spazio alle opinioni che non sono state accettate come halakha rispetto a quelle a cui che sono state accettate. Mi viene in mente un'altra domanda, non vorrei rubare tempo, poi mi contengo, ma il Talmud dà questa importanza, diciamo, al ragionamento e non solo al suo esito, perché vuole evitare che qualcuno si sbagli e faccia un ragionamento sbagliato, oppure perché il ragionamento in sé è comunque istruttivo e interessante? Anche perché il ragionamento in sé è importante. Ok. Anche il ragionamento in sé è importante. Ci sono alcune cose che, secondo il Talmud, sono state messe nella Torah, per esempio, senza che abbiano nessun risvolto pratico. Esempio classico, il Ben Sorer Umoré. Il Ben Sorer Umoré, che è il figlio ribelle a cui si fa una serie di cose. Talmud a un certo punto arriva alla conclusione che il Ben Sorer Umoré non c'è mai stato e non ci potrà mai essere. Allora perché c'è? La risposta è le Moduk Ha-Ben-Sakhar studia e riceverà una ricompensa. A volte lo studio è fine a se stesso. Grazie. Beh, ultima frase Ok. lapidaria di Ulla, questo ragionamento di Rav Chisda è difficile come Chometz Lashinaim, come aceto per i denti, o che Ashan Lainaim e come fumo per gli occhi. Dalla spiegazione, ma Guardate che il fumo negli occhi è un verso di Michelet. Il sì, Michele. fumo negli occhi del detto italiano che si dice è un verso di Michelet. Certo, fra i peri denti, no. Questo sì. Ok. Uma bincom sheno shoel maskir bincom shoel odin shie maskir el. Allora, dice quello che dice Ulla è: ma come? Nel momento in cui non chiede a Shemini Atzeret, noi non chiediamo la pioggia, però la ricordiamo. Adesso tu cosa mi vieni a dire? Che invece a Pesach noi chiediamo la pioggia e non la ricordiamo. Ma esattamente il contrario dovrebbe essere. Se io posso chiedere la pioggia, posso non chiedere la pioggia e ricordarla, a maggior ragione, dovrebbe succedere anche questo. Cioè che quando io, come faccio a dire che nel momento che io smetto di ricordare la pioggia, però continuo a chiederla? È una follia, è una contraddizione, è un paradosso. Ok? Cosa diceva Rabbi Eliezer quando gli dicono: ah, ma tu come fai a chiedere la pioggia a Sukkot? Noi non la vogliamo la pioggia a Sukkot. Lui dice: non la sto chiedendo, la sto ricordando. Ricordare, posso ancora ricordarla. Qui invece noi chiediamo la pioggia e non la ricordiamo. È un'assurdità. E a maggior ragione nel momento in cui chiediamo la pioggia, lo ricordiamo anche. È chiaro? Ok. E quindi fumo negli occhi sta roba. Ok? Beh, ma conosce e non dice Yemaskir, quando chiede non è a maggior ragione deve ricordare. Ok. E la marula tre tane aliba di rabiuda. A questo punto la conclusione di Ullah, che sono due Tanaim con lo stesso nome di Rabbi Judah. No, che sono due Tanaim a nome di Rabbi Yehuda. Sono due Due Tanaim Tanaim che diversi. riportano l'opinione di Rabbi Yehuda e la riportano in maniera diversa. Ok. Fino a qua eravamo arrivati. Che cosa? Fino a qua eravamo arrivati la settimana scorsa. Sì, questa. Allora, vedrete subito che Ravà tenta di uscire da questa cosa del tre Tanaim a nome di Rabbi Yehuda. Perché allora, questa soluzione risolve tutto.
Dico, in realtà, capivo, ha detto una cosa, uno ha capito una cosa, uno ha capito un'altra. Ok? E quindi hanno riportato, quindi abbiamo due opinioni diverse da Abiodà, non è che non sappiamo cosa ha detto esattamente Abiodà. Abbiamo due Tannaim che riportano un'opinione di Abiodà. Ora, questa soluzione che a volte il Talmud adotta di dire che c'è una contraddizione tra Abiodà e Abiodà, insomma, questa soluzione di dire due Tannaim è una soluzione un po' estrema, nel senso che okay, è sempre facile dire. Non c'è contraddizione perché, o meglio, c'è contraddizione perché hanno riportato due cose diverse. Però in genere il Talmud tenta di trovare una soluzione e quindi vedrete che non tutti accettano questa cosa di tre Tannaim a nome di Rabbi Yehuda. Va bene. Rav Yosef Amar. Se c'è qualcuno che vuole leggere. Ah, sì, vuoi provare te? No, no, andate avanti voi, vi Ok. prego. Va La prossima volta, però, tanto bene, va bene, prossima un volta. pezzo di nuovi, tanto ebraico, un po' aramaico, un po' ebraico. Va Ok, bene. andiamo avanti. Rav Yosef Amar, mai ad sheavor a Pesach, a sheavor shaliach zibur rishon, ayored beyom tov rishon shel Pesach. Allora, adesso cominceranno un po' di arrampicature sugli specchi. Allora, Rav Yosef dice che non è uno qualsiasi Rav Yosef. Noi le discussioni che abbiamo avuto adesso su Abaye Rava, Rav Yosef è il maestro di Abaye Rava, quindi non è esattamente uno qualsiasi. Però, allora, che cosa vuol dire? Noi abbiamo detto perché abbiamo il problema con Rav Yehuda, perché da una parte dice si comincia. Si smette di dire Mashiva Ruah, si smette di, insomma, di chiedere la pioggia, di ricordare la pioggia il primo giorno di Pesach e poi dice fino a che non passa Pesach. Ok? Allora, che cosa vuol dire, dice Rav Yosef, fino a che non passa Pesach? Non vuol dire quello che abbiamo capito, che deve passare la festa di Pesach. Ad sheyavor shaliach tzibur ayo scusa, Erzibol Rishon, io avrebbe un Tor Rishon. Fino a che non passi il primo Chazan che fa da Chazan il primo giorno di Pesach. Quindi, che cos'è da Sheavor a Pesach? Fino a che non passi il primo Chazan che fa da Chazan il primo giorno di Pesach. E quindi, quando passa il primo Chazan, a questo punto arriva il Chazan di Musaf, cominciamo a non dire più Mashiva Ruach Moriah Geshem. Quindi non c'è contraddizione perché abbiamo capito male la Sheavor a Pesach. Non vuol dire che deve passare la festa di Pesach, deve passare il primo Chazan. Ok? Vi è chiaro? Quindi lui sta tentando di dire che prima versione di Rabbi Uda era nel primo giorno di Pesach in senso esplicito, e anche quando dice alla fine di Pesach deve passare Non Pesach, dire vuol alla dire la fine stessa di cosa. Pesach. Ma dice finché non passa Pesach e non passa vuol dire non passa il primo Chazan, ma siamo sempre nel primo giorno di Pesach. Ci siete? Sì, Si tirato. arrampica sui vetri, è difficile dire una roba del genere, però lo dice, va bene? Amarle Abaye gli risponde l'alunno a questo punto. Shelah beYom Tov mi Ica, mi Ica, dice, di cosa stai parlando? Che, qui stiamo parlando di Shelat Geshamim, ok, della richiesta della pioggia. Ho detto, ma perché noi facciamo richiesta di pioggia il primo giorno di Pesach? Noi richiediamo la pioggia il primo giorno di Pesach? Nella Tefillah di Yom Tov non c'è la richiesta di pioggia. Ok? E quindi cosa stai parlando? Che stiamo richiedendo la pioggia il primo giorno di Pesach? Ah, certo, perché la richiesta viene nel mezzo della tefilà di Yom Kippur, giusto? Sì, appunto. Questa è Quindi di l'obiezione. cosa stai parlando? Come puoi dire che si tratta del primo giorno? Se parliamo di richiesta di pioggia, deve essere per forza un giorno di Chol, non può essere, può essere un Chol HaMoed, ma non può essere il giorno di Yom Tov in cui non c'è richiesta, semplicemente non possiamo fare la richiesta. Cioè, per caso, domanda di Abayè al suo maestro, ma per caso noi chiediamo la pioggia il primo giorno di Pesach? Durante Moed noi chiediamo la pioggia? Amar,
Amarle en Shoel Meturgeman. Ah, in In. Shoel Meturgeman. Ok. Allora, dice sì, c'è la richiesta, non c'è ovviamente la richiesta nell'Amidà, perché nell'Amidà non possiamo chiedere, però chiede il Metugeman. Che cos'è il Metugeman? Il Metugeman era quello che traduceva, che spiegava la derascià soprattutto del capo del Metugeman per eccellenza, Chuzpita Metugeman, è quello che faceva, spiegava le derashot di Rabban Gamliel. Comunque Metugeman era quello che il Rav faceva una derashah e Metugeman la spiegava. Ok? Metugeman la spiegava bene. I Rabbanim facevano derashot brevi e sintetiche. Adesso i Rabbanim sono molto più prolissi. Ok? Allora erano molto sintetici, però erano talmente sintetici che non si capivano. E quindi c'era un Metugeman che lo spiegava. Il Metugeman, cosa dice Rav Yosef? Il Metugeman, nel momento in cui faceva questa spiegazione, faceva anche la richiesta della pioggia. Quindi non nell'Amidà, però nel momento della Derashah. Obiezione di Abaye. Non ho capito che cosa suggerisce, ma comunque andiamo avanti. Cioè No, non... non ho capito. No, cos'è allora? Cosa non è chiaro, scusa. Ah, esatto. Vehi Cos'è meturgeman quello? shoel davash non tzarich latzibur. No, 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 non ho capito cos'è che non è chiaro. No, quello che non mi è chiaro è che cosa sta proponendo, che faceva questo... Forse adesso lo spiega. Cioè No, non... no, non spiega niente, non spiega niente. No, no, non ho capito qui. Cos'è che non è chiaro? Allora, Il tu Metugeban, hai nel detto momento. meturgeman è si occupa di drashot. Sì, A però questo nel punto, momento della Derashah. Nel momento della derascià faceva la richiesta di pioggia. Ok? quindi gli Quindi affida non un c'è altro una richiesta ruolo. di pioggia nella non c'è una richiesta di pioggia nella città, c'è una richiesta di pioggia fatta dal Metugeman. Quindi questo è quello che risponde Rav Yosef. E a questo punto chi sta rispondendo adesso? Perché il dottor Nashoel Davash Abaye risponde Rav alzo al Yosef. maestro. Vehi meturgeman shoel davash non tzarich latzibur. E dice, gli dice, ma come? Metugeman chiede una cosa di cui non abbiamo bisogno? In quel momento della pioggia non c'è bisogno. Il fatto che la facciamo, il fatto che noi smettiamo di chiedere a Musaf e non a Shachrit, sapete qual è il motivo? No. Che c'è più gente. No, Anche allora era così. Anche allora è così. posso credere. Anche allora è così. La gente arriva in ritardo. Non chiediamo, è il motivo perché non si chiede Arvit, anche lo stesso motivo. Perché non si comincia a chiedere già da Arvit? Perché c'è poca gente al tempio. Vogliamo fare una cosa che sia conosciuta. Facciamo la Musafra, la gente è arrivata. Quelli che si sono dormono, quelli che arrivano per il Kiddush, arrivano a Musafra, almeno arrivano. Ok? Quindi si può chiedere. Quindi in realtà però la non necessità di pioggia, non è che è possibile, non è che non abbiamo necessità di pioggia a Musaf, non abbiamo necessità di pioggia manco a Shachrit. Quindi come fa il Metugeman a chiedere la pioggia a Shachrit quando comunque noi non la vogliamo la pioggia? Questa è l'obiezione di Abaye. Il fatto che la diciamo a Musaf è solo un problema tecnico. Ma in realtà noi già da Shachrit non vogliamo la pioggia, non è che in un giorno la vogliamo, a metà giornata la vogliamo, a metà giornata non la vogliamo. Ma forse perché deve passare Pesach, quello che aveva detto prima. Passa Sì, Pesach no, dopo sta Shachrit. tentando, scusa, no, 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 qui Rav Yosef tenta di dire che non c'è contraddizione. Allora, il problema nostro qual è? Rabbi Yehuda, che da una parte dice si smette di chiedere al primo giorno di Pesach. L'altro, Rav Yehuda, che dice, si smette di chiedere ad Sheyavor a Pesach, finché non passa a Pesach. È una contraddizione. Va bene? Cosa Ok. dice Rav Yosef? No, non c'è nessuna contraddizione. Dicono la stessa cosa, usano un linguaggio diverso per dire la stessa cosa. Quindi, a Sheyavor a Pesach non vuol dire che deve passare Pesach, ma deve passare il primo Chazan che dice Tefillah. Ok?
questo è quello che dice Rav Yosef. Perché Rav Yosef dice una cosa del genere? Perché se no rimane la contraddizione. È un problema il fatto che ci sia una contraddizione, che una stessa persona dica una cosa e poi ne dica un'altra. Chiaro? Quindi tenta, arrampicandosi un po' sui vetri, di dare questa risposta qui. Abaye gli contesta questa risposta. Gli contesta questa risposta. E la contestazione è sostanzialmente questa. Se noi non abbiamo che la Mishnah parla di Sheilat Geshamim, della richiesta di pioggia. Ora, Rav Yosef dice, noi praticamente continuiamo a chiedere la pioggia a Shachrit di Pesach e smettiamo di chiedere la pioggia a Musaf di Pesach, del primo giorno. Abaye dice, ma quando è che a Shachrit chiediamo la pioggia? Non si chiede niente. A Shachrit di Moed non c'è richiesta, non ci sono richieste di pioggia. Chiaro? Questo è quello che dice Abaye. E Rav Yosef dice, no, come non c'è la richiesta? Vero, non c'è la richiesta nell'Amidah, però c'è qualcuno che, mentre c'è una derashah, chiede la pioggia. A questo punto Abaye gli risponde, ma come? Chiede la pioggia il primo giorno di Pesach quando non la vogliamo? Che senso ha chiedere la pioggia? Ok? Quello che Abaye tenta di fare è di dire che non c'è contraddizione fra Rav Yehuda e Rav Yehuda. Ok? La risposta che propone Abaye è quella di Ullah. Tre tannai al libro di Rav Yehuda. Cioè due Tannaim che riportano l'opinione di Rabbi Yehuda e non sappiamo qual è l'opinione di Rabbi Yehuda. Due Tannaim riportano l'opinione dicendo cose diverse. E Rabbi Yosef dice no, tentiamo forse di dire che Rabbi Yehuda dice sempre la stessa cosa. Abaye glielo respinge. Ok? Ella mihvarta deulla, che deulla. La Mahvata che devo là. È chiaro che è secondo quello che dice là. È chiaro, non c'è un'altra possibilità di spiegazione. Abbiamo questa roba, la ripete 10 volte. Perché cioè, dice: guardate, che non è possibile spiegare in un altro modo. Rav Yehuda dice due cose diverse, e quindi l'unica possibilità di spiegazione è quello che dice là, cioè due che riportano l'opinione in maniera diversa di là, di Rav Yehuda. Ok? Però a me non ci stanno. Tentano sempre di dire che Rav Yehuda non dice due cose diverse, perché è un problema. Attenzione, non è che lo fanno semplicemente per pura volontà di contraddizione, ma perché dire una cosa del genere è problematico, perché vuol dire che non sappiamo cosa ha detto Rav Yehuda. E visto che tra l'altro l'Alakha è secondo Rav Yehuda, secondo Rav Yehuda, scusate, non Rav Yehuda, Rav Yehuda è un altro, secondo Rav Yehuda. È un problema. Qual è la halacha a questo punto? Se noi non sappiamo che cosa ha detto Rabiuda, qual è la halacha? È una domanda da poco. Quindi dobbiamo trovare per forza il modo, o perlomeno per forza, ci proviamo a trovare il modo di dire che non c'è una contraddizione. Chiaro? Okay. Rabba Amar Rabba stavolta non Rabba se non sbaglio Rabba con la Aref Rabba con la Ah, Ok Gabbà lo dice, pensavo fosse Gabbà, Rabba Amar ma Ia ce la vorrà pesa propone qua un'altra soluzione che cosa vuol dire a questo allora ma Ia ce la vorrà fino a che finisce passa il pesa Ah, c'è Yavor smanchitata pesa. Ok, attenzione, qui è una spiegazione molto più interessante in realtà, perché Elegante. qui, attenzione, è molto meno arrampicata sugli specchi, anche se non sembra. Noi che cosa facciamo? Noi diciamo Aceh avrà Pesach finché non passa Pesach. Rabbà cosa dice? Dice no, Pesach non vuol dire necessariamente la festa di Pesach. Pesach vuol dire, nella Torah, quando si parla di Pesach, si parla del Korban Pesach, si parla del sacrificio di Pesach. Allora, cosa vuol dire Asher Avora Pesach? Cosa vuol dire fino a che non passa Pesach? Non vuol dire fino a che non passa la festa di Pesach, ma fino a che non passa il momento in cui si può fare la Shechitah del Korban Pesach.
sapete quant'è questo momento? La vigilia di Pesach. La vigilia di Pesach si poteva fare la Shechitah del Corban, lo si poteva fare fino a mezzogiorno della vigilia, fino a mezzogiorno del 14. Quindi l'opinione di Rabà è rivoluzionaria, perché secondo l'opinione di Rabà in realtà si smetterebbe di chiedere la pioggia non solo non dopo Pesach, ma addirittura prima di Pesach, dal momento in cui si smette, praticamente finita il tempo di Shachrit della vigilia di Pesach, a Mincha si smette di chiedere la pioggia. Questa è l'opinione di Rabban. In Quindi Asher Avor Pesach e Avor Shechitat Pesach. effetti, se non sbaglio, qua abbiamo due feste che sono state unite. Chag HaPesach era la vigilia che, per il nostro Pesach, e poi c'era Chag HaMatzot. Attenzione, però attenzione, in questo modo, in realtà la contraddizione di Rav Yehuda rimane. Perché rimane? E perché lui parla di Musaf? Lui parla di Musaf del primo giorno di Pesach, quindi il giorno dopo. E della vigilia non c'è un Musaf, da quello che mi ricordo. Sì, ma a parte che non c'è Musaf, in realtà Rav Yehuda parla di 2 giorni diversi. Secondo questa opinione, il momento in cui smettiamo di chiedere è la vigilia di Pesach. E Rav Yehuda invece parla della Mishnah, insomma, parla di Yom Tov Rishon, quindi il giorno dopo. Ma non ci può essere una riconciliazione tra le due opinioni. Tu hai detto che il fatto che si fa Mustafa è soltanto una questione tecnica. Sì, ma il giorno prima ancora. Non è un problema di Musaf. Cioè, Mincha non è compreso. È il giorno prima. È il giorno prima. E Michal del 4. Cioè, Rav Yehuda dice a Musaf del 15. Secondo questa opinione, direbbe a Michal del 14. Cioè, è un giorno prima. No, il problema non è che sia Michal o Musaf, però il problema è che è proprio un altro giorno. Attenzione, ha un senso che sia un altro giorno, perché? Perché noi abbiamo sempre questo problema della Sheilat Geshamim, della richiesta della pioggia. Ora, la richiesta della pioggia, comunque, al primo giorno di Pesach, non la facciamo. Ok? Che significato ha di interrompiamo al primo giorno di Pesach? Non lo smettiamo, non chiediamo la pioggia comunque al primo giorno di Pesach. Ok? Quindi, cosa dice Rabbah? No, in realtà smettiamo di chiedere già da prima di Pesach. Già da Pesach, da quello che è scrittato a Pesach, dalla vigilia, insomma. Mettiamo di chiedere dalla vigilia, da Minchà della vigilia. Questo è quello che dice la. Ok? E siamo qua u che filato che sofò, e come è il suo inizio, così è la sua fine, letteralmente. Matchilaton. Filato maschir afalpi sheino shoel af sofò maschir afalpi sheino shoel. Ok, allora attenzione. Cosa dice qui? Allora, c'è una contraddizione. Come la risolve la contraddizione? Noi smettiamo di chiedere la pioggia. Attenzione, smettiamo di chiedere la pioggia da Mincha del 14. Però Rav Yehuda dice Musaf del 15. Sì, la Musaf del 15 non riguarda la richiesta, riguarda il ricordare la pioggia. Ok? Quindi noi smettiamo di chiedere a Minchà del 14, continuiamo a ricordarla a Arvit Shachrit del 15 e smettiamo di ricordarla a Musaf del 15. Ci siete qui? Ok. Come mai due tempi diversi? Beh, fra ricordo e richiesta. Risposta di Rabà, beh, è la stessa cosa che facciamo all'inizio. Quando a Shemini Atzeret noi cominciamo a ricordare la pioggia, ma non la chiediamo.
Ok? Quindi, può essere come a che Shemini Atzeret, noi ricordiamo la pioggia senza chiederla, anche a Pesach, all'inizio di Pesach, ricordiamo la pioggia senza chiederla. non è quello che facciamo. È quello che facciamo, un'altra cosa, siamo, non siamo quello che facciamo oggi. Quello è assolutamente ininfluente quello che facciamo. Ok? Vedrete una serie di altre opinioni sull'argomento. Questa proposta è brillante, direi. Ma è bella, è notevole. È veramente. Ok, la proposta è un'idea, non sta assolutamente in piedi, non è così facilmente contestabile. E Amarle. funziona anche da un punto di vista linguistico, cioè la Mishnah può essere veramente spiegata in come. Ok? Sì, perché gioca sulla. Così come abbiamo un giorno Chol e un giorno Moed di Pesach, nell'ordine, abbiamo il contrario a Sukkot, abbiamo il giorno di Moed in cui smettiamo di ricordare, ma poi la richiesta. E no, cominciamo a ricordare a Sukkot, ma poi la richiesta effettiva sarà solamente con la prima metà di Chol No, neanche, di neanche. Sukkot, Lì giusto? addirittura dopo, lì addirittura dopo, qua, nel nostro uso. Poi vedremo quali sono le opinioni su quando si chiede Sì, ho e come capito, si però sto chiede. seguendo questa opinione. Sì. Con due tempi diversi fra chiedere ecco. Okay. A Sukkot sicuramente sono in due tempi diversi. Su questo non c'è dubbio. Shemini Atzeret sono in due tempi diversi. Dice la stessa cosa, facciamo qui. Cambia niente. Ok? Questo è quello che mi sembra. Vorrei ricordare soltanto che anche qui siamo davanti a allievi maestri che discutono. Eh? Anche Rabà è un maestro di Abayè. Ok. Ok, Amarle Abaye, Bishlama Tchilato Maskir, Askara Nami Ritsui, Rizzui Shelai. Shela I, Ella Sofo Mai Ritsui, C'è la Eka e la Abaye. Mahvarta che deulla. Dice Abaye, dice ho capito, va bene, ammetto che brilla, praticamente non risponde come risponde Rabbi Yosef, che è quasi, quasi maleducato il modo di rispondere a Rabbi Yosef dicendogli che non sta in piedi quello che dice. Non gli dice che non sta in piedi, gli dice una cosa un po' diversa. Dice, sì, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa quello che facciamo a Shemini Atzeret e quello che facciamo a Pesach. Perché? Cosa dice? Vabbè, dice questo. Askara, per quanto riguarda l'inizio, quello che facciamo a Shemini Atzeret, l'Askara è Nami Ritsui Shela, è in qualche modo un'anticipazione della richiesta. In realtà siamo già nella stagione delle piogge. Quando a Shemini Atzeret noi diciamo Mashiva Ruach Morida Geshem, siamo già nella stagione in cui vogliamo la pioggia. E quindi nel momento in cui diciamo Mashiva Ruach Morida Geshem, certo, non stiamo chiedendo la pioggia perché è una lode a Dio che manda la pioggia, però in qualche modo stiamo anticipando la richiesta, perché siamo già nella stagione in cui vogliamo la pioggia. Ci siete? Sì. È la Sofò. Ma nel quanto riguarda la fine, che senso ha continuare a chiedere la pioggia quando non la vogliamo? Quando non la vogliamo più? Qui non c'è nessun risuscita là, non la vogliamo, tanto, tanto non la vogliamo che abbiamo smesso di chiederla. Secondo l'opinione di Rabbà, abbiamo smesso di chiedere già dalla vigilia. E allora, che senso ha il fa quello che dice Abayè, in realtà Abayè dà un'altra interpretazione del Mashiva Ruach Amud HaGesher. Fino adesso abbiamo detto Mashiva Ruach HaGesher vuol dire soltanto ricordare che Dio manda la pioggia. Beh, dice, ma no, non è soltanto ricordare e lodare Dio che manda la pioggia, ma come anticipazione della nostra richiesta di pioggia. Ok? A Pesach non funziona più questo ragionamento, non anticipiamo ben niente, anzi, non la vogliamo proprio. Ok? Sì, per noi è difficile perché siamo abituati a ragionare in termini di quando non c'è il Geshem, c'è il Tal, e il Tal sostituisce il Geshem, il Geshem sostituisce il Tal. Ma quello che sta dicendo qua è che non c'è niente, quindi non c'è niente, non essendoci niente dopo il Geshem, non
la vogliamo più, però, e quindi non si può No, il parlare. Geshem non vogliamo, noi non vogliamo il Geshem. Sì, non Noi vogliamo il Geshem, diciamo, non c'è. No, esatto. Abaye dice, quando io dico Mashiva Ruach Molida Geshem, in realtà sto dicendo che Dio manda la pioggia perché vorrei la pioggia. Ma se io lo dico il primo giorno di Pesach, io la pioggia non la voglio. Questo è il problema. Ok? Ma ieri E Sasha. quindi di nuovo, Machvalta che è l'unico modo di spiegare questa storia di Rabbi Uda e delle due opinioni di Rabbi Uda è che in realtà, secondo quello che dice Shulla, cioè Tre Tanae, Aliba de Rabbi Uda, due Tanaim a nome di Rabbi Uda. Amara, sì, amara. Rabbi Yochanan alla Hacker Abiuda. A questo punto concludono, chiudono. Non chiudono e non chiudono. Ok, dice Ravasi, a nome di Rabbi Yochanan, l'alakha è secondo Rabbi Yehuda. Dopodiché non dice secondo quale Rabbi Yehuda. Ok. Amarle Rabbisera Rabbi Assi, il mio amar Rabbi Yochanan. Ahi. Dice Rabbi Zera, sì. Ma veramente Rabbi Yochanan ha detto questo? Punto di domanda. Vietnam. Vietnam, non abbiamo forse studiato Bishlo Shabe, Marcheshvan, Shalim e Takishamin, Rabban Gabriel Omer e Rabbi Amar Yeshiva, e Shiva Bo. ok. Allora, Mishnah ha. Il 3 di Cheshvan si chiedono le piogge. È la prima Rabban volta che parliamo Gamliel di di. questo, no? Eh? È la prima volta che parliamo di questo, giusto? Sì, la prima volta. Rabban Gamliel dice: il 7 di Cheshvan si chiedono le piogge. Quindi, se i larghi Shalmi, secondo un'opinione, il 3 di Cheshvan, secondo un'opinione, il 7 di Cheshvan. Ve'amar Rabbi Elazar. Andiamo avanti. Alaha che Rabban Gamliel e dice Rabbi Elazar, l'alaha è secondo Rabban Gamliel. Quindi, come fai a dire che l'alaha è secondo Rabbi Uda quando, cioè praticamente, se prendiamo il primo giorno di Sukkot, scusate, Mettiamo. No. secondo Shemini Atzeret, ok? Shemini Atzeret, va bene? Come fai a dire questo? Quando in realtà abbiamo due opinioni, uno di Rabban Gamliel e uno di. Chi era il secondo? Ok. Secondo cui. Ok. L'opinione di Rabban Gamliel che dice al 7 di Cheshvan, quindi non c'entra niente il primo giorno, lo Shemini Atzeret. E Rabbi Elazar dice che l'alakha è secondo Rabban Gamliel che si chiede il 7. Come fai a dire che si chiede il Shemini Atzeret? Secondo voi si può rispondere a questa domanda? Prima di vedere quello che dice la Gemara, Non è sempre la solita cosa che riguardatevi. ricordare e No, chiedere. secondo, qui c'è anche questa possibilità, ma anche senza questo. Guardatevi quello che dice qui. Allora, si chiede: Rabbi Yochanan veramente ha detto questo? Secondo voi la fonte che viene portata smentisce che Rabbi Yochanan abbia detto questo? No, perché è una discussione tra Rabban Gamliel e un altro e non Rabbi Però Yehuda, qualcuno giusto? dice Alaha. Lo dice Rabbi Yochanan che l'alakha è che Rabban Gamliel? Chi è che dice che l'alakha è che Rabban Gamliel? Eliezer. Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lo dice. Quindi la domanda della Gemara, ma veramente Rabbi Yochanan ha detto una cosa del genere? Risposta sì, l'ha detta.
E chi dice il contrario è Rabbi Elazar, vabbè, sono due opinioni diverse. Rabbi Yochanan pensa che la halacha è secondo Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar pensa che la halacha è secondo Rabban Gamliel. Sono due persone diverse, quindi non mi puoi portare Rabbi Elazar che dice una cosa come contraddizione a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan può pensarla diversamente da Rabbi Elazar. Ok? Quindi la Gemara sembra, infatti, qual è la prima cosa che dice la Gemara? Gavra a Gavra Karamit, fai contraddire due persone diverse? Vabbè, la pensano diversamente, qual è il problema? Come fai a dire Rabbi Yochanan ha detto una cosa? Sì, l'ha detta, e allora? E Rabbi Elazar ha detto quest'altra? Va bene, l'ha detta, e allora? Sono due persone diverse che dicono due cose diverse. Sapete perché la domanda c'è? Perché Rabbi Elazar è un allievo di Rabbi Yochanan. E quindi è strano che l'allievo dica che la Lahai è diversa rispetto al maestro. Questo è il motivo per cui in realtà sembra veramente uno sbaglio della Gemara il fatto di chiedersi se Rabbi Yochanan dica questo. Però il problema è che Rabbi Elazar dice normalmente quello che dice Rabbi Yochanan. E quindi Rabbi Elazar che dice una cosa diversa da Rabbi Yochanan è un problema. Quando dico Rabbi Elazar sto dicendo Rabbi Yochanan normalmente. È chiaro? Anche prima ho avuto del caso di due studenti che contraddicono i maestri, cioè perlomeno mettono in difficoltà i maestri, non ancora i contraddicono. Come due studenti. No, mette sempre. No, un momento. Due studenti che mettono in difficoltà i maestri, è pieno di studenti e maestri che discutono. Però qui non è più una discussione, è la conclusione. È la conclusione, alla che non c'è una discussione qui, non è che Rabbi Elazar viene si mette a discutere con Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dice una cosa, Rabbi Elazar dice il contrario, più pesantino come cosa. Sì. Cioè Possibile, ma più pesantina come cosa. mettere in discussione non è così grave come chiudere una discussione dicendo la carta. Io dico, l'alaha, guardate, quello che ha detto il mio maestro non conta. Quello che dico io. Ok, senza discutere. Qual è il criterio per dire la Lacà afferma che? No, ci sono 200 criteri diversi. Non è un criterio solo. Qui abbiamo la conclusione di qualcosa. Quindi alla che è una fonte importante, nel senso che viene detto che alla fine si è deciso che la fa in quel modo. Perché da un certo punto di vista sembra strano che sia ammesso, ammissibile, che ci siano divergenze sull'affermazione della Lacà è questa, no? E invece c'è, succede. Succede, che magari succede. Ok. E a questo punto si dà un'altra risposta. I bai tema potresti Locascia. dire, giusto? I bai No, tema. non è difficile. I bei tema, sì, pure puoi dare un'altra risposta se vuoi di. La cascia, can li shol, can li askir. Dice, attenzione, potrei anche dire un'altra cosa. Quello che dice Rabbi Yochanan quando dice che la lachai che Rabbi Yehuda riguarda le askir, cioè riguarda il Mashiva Ruach Umori da Geshen. Quando è che si comincia a dire Mashiva Ruach Umori da Geshen? Si comincia a dire quello che dice Rabbi Elazar dicendo che la Lahai è secondo Rabban Gamliel riguarda l'Ishol. Quando è che si comincia a chiedere la pioggia? È quello dal 7 di Heshvan. Ok? Ok. Quindi ritorniamo alla differenza fra l'Ishol e l'Askir. E quindi non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna contraddizione. Ve'amar Rabbi Yochanan bikom sheshoel maskil. Ok, dice, ma non puoi dire questo, perché non ha forse detto Rabbi Yochanan che dove chiede, ricorda, secondo Rabbi Yochanan, l'opinione, qui stiamo parlando di Rabbi Yochanan, Sì. secondo Rabbi Yochanan,
Non c'è differenza fra chiedere e ricordare. Quando chiede, ricorda. Quando ricorda, chiede. È contemporanea la cosa. Ok? E quindi non mi puoi dire che Rabbi Yochanan faccia differenza fra chiedere e ricordare. Maschir au lefsaka. Rabbi Yochanan dice no, quello che dice Rabbi Yochanan che non c'è differenza tra chiedere e ricordare, intende quando si smette di chiedere, cioè a Pesach. Qui in quel caso coincidono chiedere e ricordare, ma quando si comincia a chiedere, no. Chiaro? No, non è chiaro. Qual è l'esempio pratico? È quello che facciamo noi. Ah. Quello che facciamo noi, cosa facciamo noi? Quando smettiamo di chiedere, a Pesach smettiamo anche di ricordare. Sì. Giusto? A Sukkot, a Shemini Atzeret, cominciamo a ricordare, ma non smettiamo di, ma non cominciamo a chiedere. Cominciamo ancora a chiederci. Ok. Ok? Quindi, Rabbi Yochanan quando dice ricordare e chiedere sono contemporanei, si riferisce al momento in cui si smette di chiedere, ma non si riferisce al momento in cui si comincia a chiedere. In quel caso non sono contemporanei. Una domanda, qui sta parlando di Eretz Israele, giusto? Che No, no, sì. buono, 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 buono. Non, se aspetti 3 minuti Ok. questa domanda ti risponde la Gemara. Ok. Ok, la Sakha Itmar. Ve'amar Rabbi Yochanan itchil laskil matchil shol pasak. Sa che dice no, Shol. Sì. anche no, non ti ricordi bene quello che ha detto Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ha detto quando comincia a chiedere, quando comincia a ricordare, comincia a chiedere, quando smette di chiedere, smette di ricordare. Quindi non dirmi che c'è una differenza perché non c'è una differenza in Rabbi Yochanan. Può darsi che ci sia una differenza nella Rabbi Yochanan, questa differenza non c'è. Quindi, visto che noi stiamo discutendo di quello che dice Rabbi Yochanan, non puoi appiccicarmi una cosa che non ha detto. Ok, e la cascia, arriviamo. Questa è la legge Michele, però. Perché No, non so. la domanda di Michele? Vai, Ah, la tua dai, domanda. qualcuno lo lega la mia domanda, dai. Alan. Poi c'è la risposta senza la domanda. Ok. Alan Haleu Maish. Alan Aleu dice no, non c'è contraddizione. In un caso si riferisce a noi e in un caso si riferisce a loro. Chi sono noi e loro? Noi siamo i babilonesi, quelli che vivono in Babilonia, e loro sono quelli che vivono in Eretz Israele. Allora, nel caso di quello che dice Rabban Gamliel, riportato da Rabbi Elazar, che dice che è Halakha, quando dice 7 di Cheshvan, perché dice 7 di Cheshvan? Lo dice non per Eretz Israel, ma lo dice per i babilonesi. Perché per i babilonesi? Perché in Babilonia la frutta continuava ad essere sugli alberi ancora tutto Tishrin. Tutto Tishrin continuava ad esserci la frutta sugli alberi. La pioggia poteva danneggiare la frutta sugli alberi. E quindi in Babilonia per tutto Tishrin non si voleva la pioggia. Per Eretz Israel, in cui invece si raccoglie prima, a questo punto no, da Shemini Atzeret si può cominciare a chiedere la pioggia. Chiaro? Alan, Aleu. Una cosa è per noi, una cosa, quindi quello che dicono, non c'è una contraddizione, dicono la stessa cosa, soltanto in un caso si riferiscono a Babilonia, in un caso si riferiscono a Eretz Israel. Chiaro? Mai scena le didan de itlan pere de davra le dideu nami Nami, itleu o Deo. le regalim. Dice no, non mi convince questa spiegazione della differenza fra Babel e Eretz Israel. È vero, noi abbiamo un problema, noi babilonesi abbiamo un problema. Qual è il problema? Che abbiamo la frutta di itlan pere, abbiamo la frutta sugli alberi, quindi non vogliamo la pioggia.
Ma anche loro hanno un problema. Qual è il problema? Quelli che andavano e facevano l'Aliyah alla Regel, andavano al Beit HaMikdash, arrivavano al Beit HaMikdash, passavano su Sukkot al Beit HaMikdash e poi dovevano però tornare indietro. E non era bellissimo essere inondati di pioggia mentre tornavano indietro. Quindi noi abbiamo un problema della frutta, ma loro hanno un problema delle persone. Okay? Quindi tutte e due abbiamo il problema di non chiedere la pioggia troppo presto. Chiaro? Sì. Allora, chi chiama giusto per Chi Biohanan chiama Rabbi Yochanan? Bisman Shembet Amigdash Kayam. Dice no, ma quando Rabbi Yochanan dice che si smette, si comincia a chiedere da Shemini Atzeret, parla già del momento in cui già non c'era il Beit HaMikdash, quindi non c'erano quelli che facevano gli alla regel, e quindi non c'è il problema del prendersi la pioggia mentre si torna indietro. Quindi Rabbi Yochanan, quando dice Shemini Atzeret, intende dire quando non c'era, già non c'era più il Beit HaMikdash. Ok? A questo punto, la Gemara dice: Ashta beatit teachi. Cavallo mi sa che avete hashtag atti le ahi a vea le di Deo Vela cascia. vera caccia Avanti. cambi smash beta mi dash kayam cambi smash en beta mi dash kayam. Ok. Allora. Dice, adesso che sei arrivato a questa spiegazione, cioè che Rabbi Yochanan parli del momento in cui non c'è il Beit HaMikdash, a questo punto puoi dare una spiegazione completamente diversa e dire che tutto quello che dice Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, eccetera, eccetera, si riferisce a Eretz Israel, l'Edidu, cioè a loro, però si riferisce a tempi diversi. Rabbi Yochanan che dice che si comincia a chiedere la pioggia a Shemini Atzeret, si riferisce al caso in cui non c'era già non c'era più Beit HaMikdash e quindi non abbiamo il problema degli Olea Regel che ritornano indietro. Rabbi Elazar, Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar che dicono invece dal 7 di Cheshvan, in realtà fanno del momento in cui c'era ancora il Beit HaMikdash, qui c'erano ancora le regalim e c'era il problema della pioggia che è capitata. E quindi non posso, non abbiamo bisogno di dire uno si riferisce a Babele, uno si riferisce a Israele, tutti e due si riferiscono ad Eretz Israel, ma in tempi diversi. Ci siete? Sì, Ve anand itlan treiume efi. Ok, a questo punto qui si fa una domanda pratica. Usciamo dalla discussione e la domanda è pratica. Visto che si è parlato di Babele, noi che abbiamo 2 giorni, noi che abbiamo 2 giorni di Moed, ok? Rabbi Yehuda dice da Shmini Atzeret. Che vuol dire Shmini Atzeret? Noi abbiamo 2 giorni di Shmini Atzeret. Ok? Qual è Shemini Atzeret, il primo giorno o il secondo giorno? Che noi distinguiamo tra Shemini Atzeret e Simchat Torah. Voi sapete che la distinzione tra Shemini Atzeret e Simchat Torah è molto dopo. Nella Un'invenzione Gemara non esiste questa distinzione. Eh? moderna. Moderna, sì, moderna fino a un certo punto. Per Moderna. moderna si intende più o meno VI-VII secolo. Proprio modernissimo non è, vabbè. Nei tempi ebraici, sì, 2000 anni cosa sono dopo tutto? Vabbè, ok. Vabbè, comunque, ci sono 2 giorni di seminario, quando è che dobbiamo cominciare a dire ma ci vediamo come invece? Amar Rav Machil be Musafin u Posek be Micha Arvit u Shachrit be Chozer be Musafin. Cos'era Matriel Bemusapim? Dice Shmuel, si fa così, si comincia a Musaf del primo giorno, ok? Quindi primo giorno di Shemini Atzeret, quindi non Shemini Atzeret non si fratturerà, però
Quindi comincia a dire Mashiva Ruach Umorid HaGeshem il primo giorno, Amusav del primo giorno. Ubemilcha Posek, però Amilcha smetto di dire Mashiva Ruach Umorid HaGeshem. Arvit Veshachrit continua a dire, continua a smettere, quindi non dico Mashiva Ruach Umorid HaGeshem, Arvit Veshachrit di Simchat Torah, diciamo. E di nuovo ricomincio a dirlo a Musaf. Ok? Questo è quello che pensa Shmuel. È un po' contorto, cioè non si capisce poi perché lo dica. Se no. Cosa? Cioè, se si smette, si smette, si comincia, si comincia. Questo No, potrebbe essere perché? da noi. Perché ho il dubbio. Ho il dubbio che il giorno sia quello. Io ho il dubbio che il giorno sia quello. Quindi io comincio, nel dubbio io comincio a Musaf, però poi smetto. E poi lo riprendo a Musaf successivo. Amar Leo Shmuel gli dissero, gli disse Shmuel, Puku ve'amrule le'abba, esci giusto e dillo a Abba. Agav. Quello che ha detto, scusate, io ho detto Rav, ho detto Shmuel, chi l'ha detto questo è Rav. Ok? Gli dicono, beh, vai e di a Rav, ad Abba. Rav veniva chiamato Abba. Ok, achar she'asiti she'asito kodesh. Shasito Kodesh, Taaseu Chol. Dopo che l'hai fatto diventare Kodesh. Dopo che hai detto che questo è giorno di Moed, cominciando Mashiva Ruach Umorid HaGeshem Musaf, lo fai diventare di nuovo Chol? Cioè, qual è il dubbio? Il dubbio è che questo sia l'ultimo giorno di Sukkot. E l'ultimo giorno di Sukkot non è un giorno di Moed. Tu, dicendo Mashiva Ruach Umorid HaGeshem Hashemini Atzeret, hai detto che è un giorno di Moed, che è un giorno di Yom Tov. Non dicendolo a Minha, stai dicendo che è un giorno di Chol, perché in realtà sta dicendo che è l'ultimo giorno di Sukkot. E Chol non è Kodesh. Cioè tu l'hai trasformato in Kodesh, dopodiché sei tornato a trasformarlo in Chol? Questo è quello che dice Shmuel a Rav. La Marshwell, Matril, Monsafim, Ubinha, Monsofino, Ubinha, Uposek, Arvid, Veshachri, Vechoser, Un Umatril. matkil be musafim. Shmuel invece propone questo: comincia Musaf e continua anche a Mincha, poi smette Arvit e Shachrit, che comunque è un altro giorno. Arvit e Shachrit. E cos'è un matkil be musafim? E di nuovo torna a ricordarlo a Musaf. Ok, vediamo di arrivare alla conclusione qui. Pagina Ravamar. 5A, Rava Amar che va c'è Chil Shuv e no Posek. Questo è quello che facciamo. Quello che no, Ravà dice no, una volta che ha cominciato, basta, non Non smette. smette. Vekach amar Rav Sheshet, Che va c'è Chil Shuv e no Posek. visto che ha cominciato, non smette. La stessa Amar Veaf Rav, differenza dal primo al secondo. cosa? Rava amar che va c'è il shuve no posek, e questo ci siamo. Perché na marav sheshet che va c'è il shuve no posek, dice la stessa cosa. E Rav Sheshet dice la stessa cosa, identica cosa. Veaf Rav ad Arben. E Anche Rav. anche Rav ci ha ripensato. Deamar Rav Hananel. Amar Rav mone esrim vechad yom keder shmonaser yamim mirosh hashanah vead yom Che kippur. ma no, che mo kedeshe monè asarai amim mi rosh hashanah di Yom Kippurim. Allora, dice Rav. Dice Amar Rav, predice Rav Hananel a nome di Rav, conta 21 giorni da Rosh Hashanah fino alla fine di Sukkot, e dopo nel 22esimo fa Shemini Atzeret. Kederech, allo stesso modo che conta 10 giorni da Rosh Hashanah a Yom Kippur, che vuol dire questa cosa che sembra un po' misteriosa. Allora, qual è il nostro problema?
Il nostro problema è il cosiddetto sfecadeioma, cioè il dubbio sul giorno, il dubbio su quale sia il giorno vero. Non sappiamo se Shemini Atzeret è Shemini Atzeret o è l'ultimo giorno di Sukkot. Questo è il motivo per cui c'è queste cose strane del continuo, comincia Musaf, smetta Mincha, eccetera, eccetera. Però in realtà non sempre ci comportiamo in questo modo, cioè che abbiamo il dubbio del giorno. C'è un caso classico in cui questo problema del dubbio del giorno non lo poniamo. Sapete qual è il caso classico? Apposta Yom Kippur perché non ci abbiamo 2 giorni di È Kippur. Yom Kippur, perché se noi applicassimo in maniera coerente sempre il dubbio del giorno, noi dovremmo fare 2 giorni di Kippur. E non li facciamo 2 giorni di Kippur. E quindi, sostanzialmente, quello che dice questa storia del dubbio del giorno possiamo superare in alcuni casi. Come la superiamo nei 10 giorni penitenziari, così la superiamo per quanto riguarda Shemini Atzeret, per quanto riguarda la questione della scheratrice. Non c'è mai stato un periodo in cui, adesso a parte la follia di digiunare 2 giorni, non c'è stato mai nessuno che gli è venuto in mente di dire che si facevano No, 2 giorni. no, mai. Ok. Ok. Umat. Umatchil, metteva Sheitchil e non posè, Shuv e non posè. E comincia, e visto che ha cominciato, non smette. Veil Peil. fa, vai. Ah, c'è il criccio, però posso. Vabbè, ripeto. Una volta l'alaha è questa, una volta che ho cominciato, non smette. Ok, mette Femmeri qui. Ok, Direi che ti è grazie. andata bene che non hanno deciso di dire 2 volte l'amidauno in un modo o nell'altro. No, soprattutto è andato bene che nessuno gli è venuto in mente di farci fare 2 giorni di Kippur. Sicuramente. Quello credo che saremo in guai molto più grossi. Va bene. Grazie, ciao a Grazie Tom. mille. Ciao a Tom. Welcome. Ciao a Tom, grazie. Ciao a Tom.